l'amore fraterno. Ah sì, ma ci sono anche momenti di tensione. Oh mio Dio, Jake, mi hai rovinato i capelli! Ti piace? Ho quasi finito con questa torta e adesso il tocco finale. Oh, sembra buona ed è ancora più buona sul tuo naso. Jake, che c'è? Un po' estremo, non credi, Madison? Sei così stupido, Jake. No, Madison, la stupida sei tu. No, non farlo, scusami. Prendi questo, idiota. Mamma! Jake mi sta colpendo con un cuscino. Oh, Jake, quante volte devo dirti di non colpire tua sorella? È stata lei, ha cominciato col cuscino. Ah, i cereali, il miglior momento della giornata. Versane un po' anche nella mia ciotola, fratello. Quei cereali sono i migliori, dammene un po'. Ah, non credo proprio, sono i miei. Ma sembrano così buoni. No, quella vocina non funzionerà con me. Sono tutti miei. Ma non puoi mangiarli tutti. Jake, ho tanta fame, morirò senza i cereali. Va bene, hai vinto. Ehi, ma sono finiti. Ma ci sono, guarda. Vedi, nella tua ciotola proprio lì. Uno non è abbastanza, sei un egoista, sei così cattivo. Cattivo no, ho tutti i cereali che volevo. No, oh, non c'è nient'altro da mangiare in tutta la casa, uffa. Oh? Ehi, ho vinto il jackpot della colazione. Un'intera scatola di ciambelline, tutte per me. Oh, saranno deliziose, molto meglio di quegli stupidi cereali. Sì, era proprio quello di cui avevo bisogno. Cosa? Dove hai preso quelle ciambelle? Oh, Jake, vuoi una ciambella? Bene. Ma prima dovrò assaggiarle tutte per assicurarmi che siano abbastanza buone per mio fratello maggiore. Oh, ma che stai facendo? Ha bisogno di un tocco in più. Va bene, adesso va bene, ecco qui. Che schifo, l'hai rovinata! Sto per vomitare. Ah, come no, non mi importa. Oh, che schifo, Jake! Queste ciambelle sono davvero buone. Oh, sto per vomitare. Madison, ho vinto io. Non puoi battermi quando si tratta di cibo. Oh, questo film è così spaventoso, Jake. Perché lo stiamo guardando? Ascolta, tranquilla, ti proteggerò e ti terrò al sicuro. Oh, Jake, mio eroe. Ok, Jake, è ora di mostrare le tue abilità nel baciare. Ehi, che state guardando, ragazzi? Fatemi spazio. Ehi, non è bello questo film? È così spaventoso, vero? Sì, sicuro, fighissimo. Oh, guarda, questa è la parte più spaventosa e migliore del film. Ma perché Madison deve sempre rovinare tutto? Il mio bacio è stato rovinato. Ma ho un'idea. Ragazzi, qui si sta facendo tardi. Oh sì, hai ragione, ho proprio bisogno di rilassarmi un po'. Questi due pensano di essere così intelligenti. Beh, non è così. Non è fantastico noi tre che guardiamo un film tutti insieme? Adoro passare del tempo con te. Potremmo essere amiche. Perché vengo punito in questo modo? Ehi, popcorn! Un'altra opportunità per del romanticismo? Ma fanno troppo schifo. È ora di porre fine a questa situazione. Ops, ho rovesciato accidentalmente i popcorn. Ci sono popcorn ovunque. Oh mio Dio, il film è così spaventoso. Ho dimenticato quanto fosse spaventosa questa parte. Madison, come hai potuto? Hai rovinato il mio appuntamento. Sì, il mio piano ha funzionato proprio come immaginavo. Questa pasta sarà fantastica. È l'ora degli spaghetti e devo darci dentro. Madison, smettila di monopolizzare il divano e fammi spazio, su. Jake, sto cercando di mangiare qui. Sì, beh, sto cercando di bere qui. Ups, devo ruttare. Ah, oh, Jake, che schifo! Ok, adesso mi sento molto meglio. Sei disgustoso! Il peggior fratello di sempre! Scusa, non posso farci niente, sorellina. Ruttare è naturale. Ho bisogno di qualche barriera, tipo questo cuscino. Ecco, posso farci un muro. Ah, Madison pensa di essere così intelligente. Beh, c'è una sorpresa in arrivo. Una scarpa via e adesso la seconda. E infine metterò i piedi sul tavolo. Cos'è quell'odore? Puzza di formaggio o qualcosa di marcio? Ha un odore così cattivo. Mi sto sentendo male. Che ne dici adesso, Madison? Jake! Pagherai per questo!
Vattene, puzza maleodorante, ti bandisco! Ecco, dovrebbe bastare, meglio testarlo per essere sicuri. Ma no, è inutile, la puzza è ancora qui! Questo è tutto, è l'ultima volta che mi rovini un pasto, Jake! Mi hai messo gli spaghetti in testa? Beh, niente di grave, sono successe cose peggiori. Oh, ti detesto, Jake! Almeno la pasta è buona. Ehi, guarda, un pranzo gratis! Che bel pisolino! Aspetta, cos'è successo alla mia maglietta? Anche i calzini sono pieni di buchi! No, adesso mi devo cambiare! Questa era la mia seconda maglia preferita! Cosa? Oh no, la mia maglietta preferita! Perché ha così tanti buchi? E adesso che mi metto? Ah, che lunga giornata a fare shopping! Sono contenta di essere a casa! Jake e Madison, la vostra cara mamma è tornata dal negozio! Sì, la mamma è a casa ed è andata a far shopping! Adesso dei regali! Madison, ecco le scarpe che volevi! Sono perfette, sei la miglior mamma! Mamma, che mi hai preso? Spostati, che devo dare le cose a Madison! Ecco qui, scusa Jake, spostati, sto provando a... Cosa? Perché lei così tante cose? Perché me le merito? Cosa? Ma stai scherzando? Non fa mai niente! Mamma ed io! Ok, vediamo. Poi ho questo. Finalmente qualcosa per me. Ehi, è un vestito, non lo voglio! Insomma, mamma, non c'è niente per me, davvero! Jake, perché l'hai aperto? Non è per te, è per tua sorella! Oh? Oh, questo è fantastico! Il viola mi sta troppo bene! Deve esserci qualcosa per me! Aspetta! Ecco, lo vedo! Ecco qui, mio prezioso Jake! Questo è per me, sul serio, per davvero? Ovviamente sì! Non vedo l'ora di vedere che c'è dentro! Aspetta, ma che cos'è? È un gomitolo di spago! Ah, la mamma ama più me! Goditi il tuo gomitolo, Jake! Mamma, che ci dovrei fare con questo? Jake, smettila di darmi fastidio! Sto guardando tua sorella mentre si prova i vestiti! Perché? Perché sta succedendo a me? Perché la porta è chiusa? Devo usare il bagno! Occupato, vai a cercarne un altro, sono impegnato! Oh sì, la mia squadra vincerà sicuro questa partita! Jake, ho bisogno del bagno! Mi servono altri 5 minuti, va via! Ok, tornerò dopo! Jake, sei ancora lì? Oggi mi sposo! Mi servono 5 minuti. Altri 5? Ok, va bene. Jake, il mio bambino ha bisogno di pannolini. Hai finito lì dentro? Oh, non piangere, piccola. Ho detto 5 minuti, Madison! Va tutto bene, piccola. Torniamo al piano di sotto così la mamma può riposarsi. Ascolterò alla porta del bagno per sentire cosa succede lì dentro. Sei ancora lì? Ho detto che mi servivano 5 minuti! Aspetto questo bagno da sempre, maledetto egoista! Finalmente posso usare il bagno! E tu ce l'hai un fratello? Faccelo sapere nei commenti! E non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti a 123GoSchool per altri fantastici video come questo!